Ragazzi, sono Granste, siamo tornati qui con un nuovo video in segreto finalmente. Dopo che, ovviamente, come sempre, ormai in segreto c'è una cosa stabilita. Dio, ogni due settimane ce l'avete. E che hai fatto? Un danno casuale. Ogni due settimane ce l'avete e eccoci qui di nuovo. Quando vedrete questo video noi saremo in Calabria, in vacanza. Sì. Io in questo momento starò dormendo probabilmente, però sì, sto in vacanza. E niente, andiamo, vai. Donna di 21 anni. Quando ho un orgasmo divento rossa sul corpo. Più sono intensi, più il rossore si espande. Un giorno ne ho avuto uno che mi ha fatto diventare rosso persino le cosce. Ci sono voluti 40 minuti per riprendermi. Vorrei parlarne con qualcuno in modo scientifico. Non ci interessa. Rosso, no? Di sera, bocchini, si spera. I miei genitori ogni tanto mi invitano per fare delle commissioni con la... Oh, ma gliela fai a leggere? quando fai in segreto diventa dislessico. Con loro, capito? Sì, in macchina ovviamente mi sento di ferro. No, aspetta. I miei genitori ogni tanto mi invitano per fare delle commissioni con loro. In macchina ovviamente mi siedo dietro. In segreto mi piace mettere la testa fuori dal finestrino e tirare fuori la lingua. Eh sì, l'età è giusta. Cioè a 20 anni lei fa il cane. O la cagna. Che odio. Sto facendo uno stage e mentre usavo il computer del mio tutor per di Ghost Klaus per sbaglio, cliccando sulla cartella sbagliata, ho trovato delle foto di lui nudo. Ma che cazzo di cuore, ho riso per mezz'ora. Sai, allora, cosa? Sono un famoso youtuber e domani andrò a Riccione per fare la notte rosa. Il segreto, ci vado solo per avere l'autografo di uno youtuber che ci sarà. Ma a Riccione c'eravate voi in quel momento. Esatto, quindi qual è l'altro famoso youtuber che stava a Riccione? Che avete incontrato qualche youtuber voi lì a Riccione? Ok, mi ha chiesto l'autografo. Xenic, sei tu, non ha scritto. No, non so io. Tempo fa un amico mi aveva chiesto di fare sesso e io gli promisi che gli avrei data se avessi imparato a giocare a Minecraft. Beh, il segreto è che ora è diventato bravissimo e ha anche aperto un canale YouTube ed è anche abbastanza conosciuto. Devo pensare che sia diventato famoso grazie a me. Che bello, quasi scoprono cose interessanti. Questo video arriva a 10.000 like. Anzi, 15.000. Faremo tutti i segreti su youtuber e YouTube. Cioè, 15.000 deve arrivare. Yes. Una volta ho visto la mia professoressa di inglese che si faceva scopare da un suo collega. 10 di inglese. Di inglese, però c'hai zero in italiano. Vabbè. Ho 10 di inglese. Tengo sempre il cellulare nascosto. O in un cassetto sotto una valigia appoggiato sul tavolo. O sotto gli asciugamani se sono in bagno. Ho il terrore che ci siano webcam nascoste e che tutto il mondo mi possa vedere. Lo sai, calcola che una volta l'ho fatto anch'io. Oh. C'avevo la webcam del computer qua. Ho detto aspetta, ma no. Mi ero appena visto tipo un film strano che tutti... Guarda che la webcam volendo si lagra, veramente posso... Capito, tutte queste cose qua che ti controllano e tutto quanto. Allora proprio in un gesto tranquillo ho fatto tac e l'ho lasciata cadere dietro lo schermo e ho continuato a stare al PC proprio con nonchalance, pac, proprio così. Aspetta. Continuiamo a scrivere. Mia madre critica tutti i ragazzi che si fanno le canne senza sapere che la sua bimba è la prima a farsele. Spam! Spam! Pam 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 da grafica track. Boaga fa resiste miolo casciolo. Io lo i Pokémon. Tutte le ho dette. Sì. Tutti i tormentoni da qui a 3 anni. All'asilo posso mangiare a forza e anche per me, cacco. Una bulla. Mangia! Mangia! Cioè già che mi sta facendo. Mangia! Cioè, mangia sta caccola. Da piccola mi d'inverno ho paura di scorreggiare all'aperto perché temo che faccia la condensa tipo il fiato e quindi si noti il vapore. Come cazzo sta? Epica questa! La immagini fa. Mentre fa così, scureggia, fa. Se vedete avanti e dietro. La canna fumaria è diventata. Cioè, vabbè. Vedi i barboni che si avvicinano per scalarsi. Quello fa col culo, fa così e poi lo metto in faccia. La mia conquilina ha seri problemi. Scopa tutto il giorno lasciandomi studiare. Recupero quando lei non è a casa. Scopando col suo tipo. Bug life! Da piccola. Ma tutti sta cosa, quei cuscini. Ma perché? Ma che come fai a mangiare? Ma una volta ficchiare prima dopo in frigo. Ma una volta, subito dopo averlo fatto, corsi in bagno a vomitare per via dell'influenza. La cosa mi terrorizzò parecchio perché avevo paura che fossi rimasta incinta. Soprattutto in cinta. Lo sai chi nasceva? L'uomo da Michelin dopo, cioè fammi capire. Che presto sarebbero cresciuti da piccoli dei piccoli cuscini dentro di me. Da quel giorno non ho più troccato un cuscino. Manco per dormire, cioè dormire senza cuscino. Mo c'è una cerebicale che arriva fino a... Scoperto come si fanno i soldi
poltrone sofà. Si trombano i divani. E c'hanno bisogno di produrli. Ah, quindi a ferirli divani e divani. Hai capito? Sì. Faccio la tipa indie alternativa, ma quando sono solo ascolto le canzoni di High School Musical e One Direction. Devo ammettere che High School Musical le ascoltavo anch'io. E we don't want them, but we need no, nobody. Quello non è High School Musical. Quella è One Direction. Quindi lui si ascolta One Direction. Io mi ascoltavo High School Musical. Vabbè, cazzo, quella canzone di One Direction penso che ce l'hanno messa dentro le orecchie proprio a forza. Cioè, non puoi non averla mai sentita. Io non sento la radio. Ma no, ma tutto, anche in televisione. Io cioè, non guardo la televisione. Anche su YouTube. Io non guardo YouTube. Cos'è no. YouTube? Io non YouTube. Perché sono su YouTube in questo momento? Dove sono? Mangia! No, basta. Quando eri elementari, la terza o forse la quarta, la nostra compagnetta complice divisa della scuola, una gonna per le femminucce, ci faceva mettere tutti i disegni sopra i banchi e nelle sedie si esibiva in veri e propri show porno dove si toccava pesantemente e ansimava. Eravamo 5 ragazzi, 5 o 6 ragazzi al bar, ma eravamo talmente piccoli che non eravamo neanche curiosi di toccare o partecipare. Pensa come cazzo è cresciuta troia questa. Ho sempre conservato il preservativo della mia prima volta. Dopo averlo utilizzato l'ho riavvolto e l'ho messo nel mio salvadanaio come fosse una monetina. Ho intenzione di darlo a mio figlio quando sarà il suo momento. È una cosa schifosa. E gli dirà: ti tieni di fortunato perché non sei nato con questo. Perché non sei qui dentro, ma sei qui. Da piccolo mi divertivo a spillarmi il dito, ovviamente con la spillatrice. E dopo avermi spillato il dito, ridevo con un cretino. Si era un bambino molto strano. Ma questo è. Cioè, ma come cazzo fai? E questi sono sintomi di masochismo. La mia amica è appena uscita da casa mia, non posso essere più felice. Finalmente sto riuscendo a fare la cacca. Sì! C'è gente. Ciao, che ciao, ciao. Mi dispiace che te ne vai, ciao. Bomba atomica. Mi piace il pissing. E con questa chiudiamo. Basta. Cioè, non c'è bisogno di dire altro. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like. E fra qualche settimana sicuramente tornerà. Se lasciate, ovviamente fateci vedere con 15.000 like che ci siete. Ci sarà lo speciale, il segreto con gli, per gli youtubers. Esatto. E niente, ci vediamo addosso. Pissing state of mind. Mamma mia. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella.